solo i numeri. Ecco, una di queste persone è qui con noi oggi, ci è venuta a trovare perché voleva raccontare la sua storia. È Marco Vichi e viene da Grosseto e ora ci racconterà. Buongiorno, mi chiamo Marco Vichi, ho 43 anni, vivo a Grosseto con mia madre e il suo compagno e sono un valido sul lavoro al 100%. Poco più di 14 anni fa, nel marzo del 2000, ho avuto un incidente sul lavoro che ha cambiato per sempre la mia vita e quella dei miei cari. Prima di quel giorno ero un ragazzo molto attivo, andavo in palestra, giocavo a pallavolo, andavo su pattini, facevo sub, arrampicavo, ho provato persino il bungee jumping, il salto nel vuoto, con l'elastico, forse perché dentro di me sapevo quello che mi sarebbe successo e ho fatto tutto in fretta. Quella mattina, mentre stavo smontando un ponteggio, i miei compagni si sono distratti e sono stato colpito la testa da un tubo di ferro che mi ha sfondato il cranio. Dopo 18 giorni di coma ho finalmente riaperto gli occhi, ma pagando un caro prezzo. Da quel momento ha avuto inizio il mio calvario, fatto di interventi e trasferimenti. Dal reparto di rianimazione sono stato spostato a quello di chirurgia dell'ospedale di Siena. Da lì mi hanno spostato e trasferito a Ferrara, poi ancora a Lucca per disintossicarmi dalla morfina. Inizialmente respiravo con l'aiuto del respiratore, ma in un secondo momento hanno dovuto farmi un buco alla gola, chiamato tracheotomia. Da allora sono tetraplegico e costretto a vivere su una carrozzina. Nonostante tutto non mi sono dato mai per vinto e grazie alla fisioterapia e all'amore della capabilità di mia madre sono riuscito a recuperare l'uso di due dita della mano destra. Mi può girare? Ora Marco, non c'è nessuna fretta, tanto eravamo già d'accordo che ci saremmo presi le pause che erano necessarie, perché insomma bisogna seguire il ritmo che si vuole, quindi non c'è nessunissima fretta, stai tranquillo. Okay. Prego. Ogni mattina che ho la fortuna di svegliarmi controllo sempre se riesco a muovere le dita delle mani o un braccio o una gamba. Dopo tutta questa tempesta ho conosciuto l'AMIL, che mi ha offerto aiuto per poter andare avanti in questa battaglia, in particolar modo il presidente di Grosseto, Graziano Campinotti, e la dipendente della sezione Beatrice De Sacchini, che è ancora una bella donna, che è anche una bella donna, e ancora mi picchia se mi sente dire questo, sempre, sempre molto disponibile e gentili. Da allora ho avuto sostegno morale e anche dal punto di vista amministrativo e burocratico. Anche mia madre si è appoggiata molto all'AMIL, soprattutto all'inizio quando non si sapeva dove andare e a chi rivolgersi. All'istituzione vorrei chiedere di affrontare e risolvere una volta per tutte il problema del dopo di noi. Ci tengo a sottolineare che sono integralmente a carico della mia famiglia. In questi anni mia madre e Armando mi hanno sostenuto occupandosi di me 24 su 24. C'è bisogno di maggiore supporto per coloro che come me hanno subito un grave incidente sul lavoro, di maggiore informazione sulle pratiche da portare avanti, per una piena consapevolezza dei propri diritti e delle agevolazioni previste dalla legge. Sarebbe utile creare un punto unico dove poter svolgere tutte le pratiche relative all'infortunio, dal riconoscimento della rendita a quelle legate all'assistenza sanitaria. Da oggi sono patito di internet. Grazie a una trasmissione di Rai 3 ho ricevuto molte mail e messaggi, ai quali ho risposto personalmente ad uno. In questi anni qualche amico è rimasto, pochi per la verità, e a volte ci incontriamo a casa di qualcuno per stare in compagnia. Al processo i miei colleghi hanno testimoniato a favore del datore di lavoro e alla fine abbiamo dovuto accettare il patteggiamento. Il processo è stato molto doloroso, soprattutto perché è stata una sconfitta, tanto che vorrei dire ai parenti di tutti quelli che subiscono un incidente come il mio di andare subito nel luogo dell'incidente, fare foto, raccogliere testimonianze e documenti, non si può mai sapere. A tanti giovani che sono qui oggi vorrei dire invece di non aggrapparsi al lavoro rinunciando alla vita. Con la crisi c'è sempre meno opportunità e per salvaguardare il proprio posto si rinuncia alla propria sicurezza. State molto molto attenti, grazie. Grazie Marco. Grazie.